Aperto, eh! Aperto! Ecco l'uno! Andiamo, andiamo, andiamo! Intelligente, la divisione sta lavorando, ragazzi, troppo, ne troppo poco. Ozzi, 21 ragazzi. Tempestilli. Romanucci. Amici di Rete 8, buon pomeriggio, bentrovati a tutti in diretta dallo stadio Rubens Fadini di Giulianova. Tutto pronto per il match valevole per la finale di Coppa Italia di eccellenza tra L'Aquila e San Buceto. Al microfono Enrico Giancarli. Enzo De Dominici. Bordo campo, Lorenzo Valeriani. Lorenzo, insomma, c'è tensione qui nelle panchine dell'Aquila e in quella del San Buceto. Marco, lo so, se va a mezzo fallo tagliare, prendo loro. Di Luocco, scarico per Romanelli, cross lungo sul secondo palo, attenzione perché c'è Bassetti. Massetti, 1-0 per l'Aquila. Segnato Massetti con un destro secco che è terminato sotto la traversa. Massetti gioca sullo stretto con Tempestilli, recupera però il pallone Micciche. Triplice fischio allo stadio Rubens Fadini di Giulianova. L'Aquila batte San Buceto 1-0, decide il gol di Massetti. Ha vinto l'Aquila la Coppa Italia di eccellenza, la fase regionale, battendo per 1-0 il San Buceto, gol di Massetti nel secondo tempo. L'Aquila che si prepara per la fase interregionale e eventualmente le finali nazionali per cercare un pass per la Serie D. Un ringraziamento ancora Enzo De Dominicis per il commento tecnico, Lorenzo Valeriani a bordo campo, Galvano Coppa al mio fianco insieme con Maria Carannante per le riprese, Mario Giacchetta per le riprese a bordo campo, al CEO Tonto Donati per la regia qui allo stadio Rubens Fadini e il super coordinamento tecnico di Andrea Di Fabio dallo studio centrale di Rete 8 e naturalmente il coordinatore del progetto di eccellenza che ci sta seguendo da casa, Luciano Di Luigi. Grazie a voi che ci avete ascoltato da casa, un saluto da Enrico Giancarli.